Expo Venin Sud 2017, siamo riusciti a trovare un varco temporale per rubare Antonio Lococo ai suoi clienti che lo hanno letteralmente assediato, solo 48 ore che ti stanno dietro. E intanto ciao, saluto agli amici di VeninTV.it. Ciao a tutti voi, è la seconda volta che mi fai un'intervista e quindi sono diventato ormai un tuo abitué. E allora Antonio, una veramente pochi minuti per poter spiegare che cosa stai presentando in questa settima edizione della fiera catanese Expo Vending Sud. A parte la Pido, che già conoscete, abbiamo portato un prodotto nuovo che è la Modula. È un prodotto alla mia sinistra, come tu vedi. Avviciniamoci, seguiteci, vediamo se riusciamo a inquadrarla in questo modo. Ecco qui. Eccola qua. La Modula si chiama Modula perché è un prodotto modulabile, quindi ogni modulo si può unire con l'altro e quindi una macchina che ha un gruppo caffè può diventare due gruppi caffè. Tre gruppi caffè, possiamo mettere uno scaldatazze, possiamo mettere un gruppo vapore e quant'altro. Questa è un'esigenza che i nostri clienti ci hanno chiesto, nel senso che oggi c'è bisogno di essere un po' più elastici e quindi se ci sono delle richieste di catering, come ti posso dire, Orica. Di lì, di Orica, che vogliono, hanno bisogno di quel periodo di più gruppi, e allora senza cambiare o cambiare totalmente la macchina si aggiunge un gruppo in più e così ne hai 4, 5 e così via. Tu non ci dormi la notte? Ci provo, la notte non dormo, cosa la devo fare? Antonio, questa macchina è veramente molto particolare perché ha delle caratteristiche totalmente diverse da quelle presentate nella più famosa Pido. Certo, questa qua è una macchina molto compatta, è uno stile che in questo momento è abbastanza ricercato. È molto elegante. È elegante, è semplice. Per manutenerla è abbastanza semplice. Togliendo un pannello hai tutto a vista, quindi non devi fare, non devi usare meccanismi strani. Come tu se la giri, poi ti trovi la macchina aperta con la sua pompa, elettrovapolo e quant'altro. Anche per il semplice tubo bucato lo cambi molto velocemente. Che dire altro? Io vedo che, ecco, facciamo proprio anche solo l'esempio del braccio. In questo modo, alzandola un po' come se fosse una macchina da bar, orientata così, tirandola, sì, si alza il pistone e poi premendola al contrario, col senso al contrario rispetto a tante altre macchine presenti sul mercato, si chiude il pistone. Tu lo sai, noi ci divertiamo sempre, abbiamo fatto un rapido che aveva un gruppo al contrario, ora facciamo una leva al contrario. Questo fa sì che stabilizza bene la macchina, poi se non avessimo fatto la leva sulla parte superiore ovviamente non potevamo unire tutti questi moduli, saremmo stati ostruiti dalla leva. Allora abbiamo scelto una leva imponente, abbastanza forte, robusta, era un modo di sicurezza, per una chiusura che poi risulta abbastanza semplice. Oggi tutti si mettono a fare il caffè, dal bambino alla signora anziana, quindi togliere il problema del leveraggio resistente è una cosa che noi ce la siamo messi come cosa primaria, quindi dare quel senso di semplicità. Questo è quello che oggi la gente vuole, la semplicità, e noi questo abbiamo fatto. Abbiamo cercato di far caricare questa macchina dalla parte anteriore dall'acqua, diciamo, così da non poterla spostare, muoverla da un tappo di una cucina. Voglio dire, tu sai, quando devi caricare la macchina tu sai bene che la devi spostare, staccare la tanica, metterla dietro. Questa qua lo fa tutto dalla parte anteriore, quindi tiri un carrello, la riempi e la riempi. Ed è finito. E noi non possiamo che complimentarci per aver seguito tanta semplicità nella progettazione e nella costruzione di questa macchina che, ricordiamo, si chiama Modula e che vedremo commercializzata a partire da metà luglio. Purtroppo volevamo arrivare un po' prima, ma abbiamo fatto tutto il possibile, ma piccoli e grossi accorgimenti hanno fatto sì che ci hanno fatto slittare questa produzione, ma meglio tardi che mai, quindi alla fine cominciamo a luglio e a settembre sicuramente vorremmo fare un giro totale per tutta l'Italia e provincia. Il
famoso Modula Tour. Modula Tour. Lo scorso anno abbiamo simpaticamente coniato un termine per ricordare un po' un grande attore italiano, Ibita, e al tempo stesso dare valore alla vostra macchina, la Pidu, e quindi ci siamo permessi di dire più Pidu per tutti. Sotto tuo consiglio, ovviamente, dico, è stata una bella battuta, me la porto ancora oggi e la ripeto spesso. E oggi in che modo possiamo valorizzare questa Modula, che di fatto è una macchina elegante, bella, robusta, efficiente? Io ho scelto un modo di dire, che è Modula Tu, e quindi Modula Tu, fai come vuoi, Modula Tu, fattela tu. Costruiscila in funzione delle tue esigenze. Quella pubblicità che fai usare, fattelo tu, alla stessa maniera. Chi ne vuole due, chi ne vuole tre, chi vuole il vapore con una caldaia importante, chi vuole lo scaldatazzi. Ecco, allora abbiamo fatto come quei ragazzi che sono sul furgone, che scendono e dicono, fattelo tu. Tutto con le tue mani. Tutto. Grazie Antonio, sei stato cortesissimo. Loro nel frattempo, mentre io e te parlavamo, hanno avuto modo di vedere immagini della Modula, immagini della Pidu, immagini di questo stand che finalmente si è svuotato un po', ma possiamo dire davvero finalmente, perché tu fino a questo momento, fino a pochi minuti fa, eri letteralmente assediato. Diciamo, è anche un gran bene, perché le fiere si fanno per questo, no? Si fanno per questo, quindi vengono preparati di caramelle, di sciroppo per la gola, insomma cercare di parlare il più possibile, quindi siamo contenti di aver avuto lo spazio di andare a pranzare. Bene, e allora saluta gli amici di VenninTV.it. Grazie a voi, alla prossima. La prossima che sarà, mi auguro, a Venditalia 2018. Speriamo. Speriamo di farcela, perché aspettavamo questo prodotto per essere là. Se ci sono gli spazi, sicuramente sì. E io nel frattempo lascio lui a riposare qualche minuto, andando poi a intervistare qualche altro amico per farmi raccontare che cosa è stato presentato nel nuovo stand qui a Expo Venin Sud 2017. Ciao Antonio. Ciao a voi, grazie sempre.